Buonasera, buonasera a tutti, buona domenica e buon inizio di feste natalizie. Tra poco è Natale e ci vogliamoci tutti bene. Stasera sono qua per questa diretta per farvi vedere come faccio le polpettine, le mini polpettine a modo mio. Così comunque passiamo una mezz'oretta assieme e ci divertiamo un po'. Voglio comunque ringraziare tutti voi per avermi ieri seguito nella diretta di Radio Panorama con i Marzulli, col piatto, diciamo, dedicato a Marzulli che è stato in voltini di parmigiana, ripieni di bucatini alla norma, gratinate. Per chi si è perso la diretta ieri sera, visto l'orario, può andare sulla mia pagina Facebook che ho condiviso la diretta e vedersi comunque la ricetta di questo magnifico piatto che oggi comunque io ho mangiato assieme alla famiglia. Vi posso assicurare una bontà enorme. Perciò, detto ciò, stasera comunque andrò a farvi le polpettine a modo mio. Ora, le polpette che andrò a fare è una ricetta mia personale. Innanzitutto vi dico che gli ingredienti di questa ricetta possono essere comunque ogni giorno variati, perché le polpette di solito si fanno sempre con i resti di ciò che avete in frigo. Allora, io questa sera avevo degli resti di prosciutto che domani andranno a scadersi e li utilizzerò stasera per il ripieno di queste polpette. Poi, oltre a questo, ieri ho fatto anche a casa del filetto di pollo panato. Nel tagliare il filetto di pollo panato ho conservato gli resti del pollo, dove andrò anche a unire questi resti del pollo nell'impasto delle polpette. Ok? L'impasto comunque è semplice, non è difficile, perciò voi seguite la base di questa ricetta e ogni volta che l'andrete a fare non dovete fare altro che mettere dentro quello che voi avete in frigo. Non andate a comprare prosciutto, non andate a comprare salami, non andate a comprare formaggi, perché chi c'è a casa e c'ha bambini sa benissimo quanto mangiare spreca a casa e quanto mangiare si butta. Perciò una persona con un po' di senso utilizza sempre quello che c'è a casa e poi andare a fare la spesa, perché spesso noi ci troviamo ad andare ogni giorno a fare della spesa, riempirci il frigorifero, riempirci gli scaffali di tanta roba e poi andremo comunque sempre a buttare quello che rimane a casa. A casa non si butta niente, dal pane alle bucce di qualsiasi cosa, no? Perciò tutto si può riutilizzare. Perciò vi faccio vedere nuovo un po' quello che c'è davanti e poi, se si gira la camera, mi fa un favore, ma la camera non si gira. Attivi queste cazzo. Ok. Qui ho delle patate, del tritato, del pane duro. Guardate, è duro perché è di 2 giorni. Normalmente si va a buttare. Del prosciutto che mi era rimasto in frigo, che domani comunque dovevo buttarlo. Un po' di parmigiano, dei resti di pollo. Poi quello che serviranno sono delle carote, della cipolla, uno spicchio d'aglio e del pomodoro. Serviranno 2 pentole, una per cucinare il brodo dove andrò comunque a buttare le polpette dopo averle fritte, un pochettino fritte. Le polpette, se le volete più leggere, non c'è bisogno di friggere, potete direttamente buttarle nel brodo che bolle, ma a me piace comunque la polpetta quando sia ben, diciamo, arrosolata e poi buttata là. Perciò iniziamo questa bellissima diretta con tutti voi. Allora, innanzitutto vado ad accendermi la pentola per il brodo e vado ad accendermi la pentola per friggere le cose. Allora, io sono molto veloce e utilizzerò comunque entrambi i fornelli. Allora, prima cosa, prendo una cipolla e tagliarla a dadini per il brodo. Ricordatevi sempre di tenere l'asse con un panno sotto, umido, così non si smuove l'asse di lavoro,
e tenere sempre le dita in questo modo all'indietro, tenendo sempre fermo qua. Concentrati su di me, Paolo, lascialo. E questo è uno. Andrò a mettere la cipolla che già ho iniziato nell'olio extravergine d'oliva, fa vedere anche l'olio. Vedete? Stai così. E andrò ad aggiungere 2 foglie di alloro e uno spicchio d'aglio con tutta la buccia. Normalmente ne metto 2, ma stasera ce n'ho solamente uno. Ora andrò, guardate, a tagliare una carota dopo averla pelata. Vedete? Tagliamo la cipolla, diciamo, no? A piccole rondelle, tipo dei bulloni, e lo andrò a unire al soffritto. Ora, a questo punto iniziamo con l'impasto, no? Prendo il resto, di questo caso di filetto di pollo, li vado a tagliare a quadratini molto piccoli, piccoli, piccoli. E vedete? Ricordatevi sempre di tenere le dita all'indietro e tenere fermo il mangiare. In questo modo, tagliando, potete spostare la mano e il coltello senza farvi male. Vedete? Basta tagliare le striscioline e poi dare un taglio in verticale. Se avete delle domande, potete fare le domande, mia moglie me le gira e vi risponderò. Vedete, tagliate. Quando siete sicuri di voi stessi, vedete, io non guardo neanche il coltello perché so che le dita sono girate e cammino al passo, non mi taglierò mai. Vedete? Comunque, se vi piace questa ricetta, mettete un mi piace, un commento. E se non vi costa niente, condividete questa diretta con gli amici, così condividendola avrò più visualizzazioni, perciò la pagina andrà avanti. Perciò lasciate un commento, amici miei, e condividete questa diretta. Un saluto che voglio fare a Radio Panorama, in particolare voglio ringraziare Sima Zulli per avermi invitato in questa trasmissione di ieri radio, ma voglio ringraziare anche il direttore Filippo che ha concesso comunque la realizzazione di questa serata. E un abbraccio forte, un ringraziamento forte anche a Giovanni Azzara, che voi tanti voi conoscete, un nostro carissimo amico e paesano. Ciao Giovanni Azzara e grazie comunque sempre di tutto. E voglio ringraziare e salutare a tutti quelli che dall'America, dal Canada, da New York mi seguono, mi scrivono e mi commentano, tipo Mariano D'Amore ti saluto, la famiglia Esposito, la famiglia Facciamore e così via. Saluto e ringrazio anche i miei amici da Londra, in particolare il mio compare Emanuele Vannino, che mi dà una mano comunque quando ho delle difficoltà
con internet. E saluto e ringrazio anche a tutti i miei amici che mi seguono. Giuseppe Chiara ha condiviso il video. Grazie Giuseppe Chiara per aver condiviso il video, mi avviso, sei un amico, sei un tesoro. Condividete, condividete, ragazzi, brutte figure non ne fa, non ne fate, fate solamente bella figura se condividete il video. Tanto, dico io, non è che vi costa niente condividere un video. Uno non condivide un video quando è volgare o quando non è serio. No, io penso comunque di fare delle dirette serie. A parte quelle dei Marzulli che sono un pochettino volgari, ma quella è una trasmissione, una trasmissione fatta la sera. Vedete, ho preso il pollo. Cristian, un favore ti ho chiesto, di tenere a tuo fratello a bada perché sto facendo una ricetta. Grazie. Grazie, un favore ti ho chiesto. Allora, prendete il pollo, andate a fare una tartare. E lo andremo a unire, guardate qua, nel tritato. Ok, andrò da subito a pulirmi gli utensili di lavoro, perché non si inizia mai un lavoro se prima non avete pulito l'asse e gli utensili di lavoro. Ordine e pulizia in cucina è la prima regola. Perciò quando avvicinati, quando si inizia un lavoro si pulisce nello stesso tempo. A questo punto, guardate, prenderò una carota, non necessita neanche di pelarla, e la andrò a tagliare qui dentro in modo fine. Andrò, guardate, a prendere una cipolla. Voglio solamente il sapore della cipolla, altrimenti la cipolla, visto che le polpette rimarranno crude, non è bello mangiare. Invece andrò a tritare la cipolla, che otterrò solamente il succhio della cipolla, il succhio, chiamato come volete, per dare solamente il sapore alle polpette. Ok. Grattugiando la cipolla in questo modo andrò a estrarre i succhi e darò solamente sapore all'impasto. Quello in più l'andrò a utilizzare nel famoso brodo. Poi prenderò due o tre patate e li andrò anche a grattare qui dentro. Deve essere tutto tagliato in modo fine. Dovete sentire il sapore di quello che andate a mettere lì dentro.
va a recuperare il dentro, guardate, vedete? Non si butta via niente. E vado. E vado a sciacquare la cartuccia che servirà nuovamente. Nel frattempo faccio attenzione che qua non si bruci. Vedete, ho messo abbastanza a apposta. Messo. Secondo che mi è giusto qua l'auricolare. Ora vado a prendere il pane, quello che non è troppo duro, vedete, neanche troppo molle, e lo vado a tagliare con la parte più grossa. Vado a unire qua la ciotola, guardate, se fate così qua, finisco, non ti preoccupare, metto qui meglio, guardate, sta più vicino, deve camminare con me, finisco di grattare i resti del pane. Dunque, punto, queste che mi vengono male a tagliare le vado a fare col coltello, tanto se c'è qualche pezzetto in più non importa, vedete? Il pane ancora è morbido, cioè non è tanto duro, perciò riesco a tagliarlo con facilità. In Germania col pane duro gli fanno i knödel con gli spinaci, che sono delle polpettone, delle polpette fatte di pane duro e spinaci. Noi andiamo a fare un po' all'italiana. Avvicinatevi già con me, apro la finestra. Un po' di aria. Ok,
vado sempre a pulire il piano di lavoro, altrimenti non posso continuare. Vicino da questo. Vedete, avvicinato. A questo punto qua la cipolla è brasolata, vado a unire le patate. Avvicinato. Andrò a unire del basilico, per ottenere comunque un brodo vegetale. Andrò a unire del prezzemolo. Andrò a unire della menta. Gli aromi che avete a casa. Andrò a unire del sale. E del pepe. Avvicino un po' questo qua, l'armadio, andiamo indietro. Vedete amici, qui sto dando sapore alle patate, dove andrò a versare dell'acqua. Andrò a versare l'acqua, vedete? Intanto la pistolata, quella là. Andrò a brasare l'acqua. Innanzitutto comincio a salutare a Giovanni Ferrara, a Franco Cicero, a Giulia Fretti, a Gino Bascone, a Salvatore Fabicini, a Peppuccio Gebbia, Daniele Balistreti, Antonio Conti, a Giacomo Pesco, Antonio Castro, Natale Teresa, Angelo Frisina, Antonio Castro, a Gianni Di Fatta, Antonina Andolina, a Carmelo Caccamese, a Giuseppe Chiara, a Giuseppe Rini, a Ferruccio Riverito, a Giuseppe Russo, Angelo Forgia, a Giuseppe Chiara, non l'ho salutato, Marcello Morello, Angelo Rizzo, ti saluto, Mini, Lori Schillaci, Matteo Zanghi, Nicolò Mazzarena. Ciao a Marsala Leonardo, a Filippo Aglieri, a Panificio Zarcone, ciao Maria del Sole, a Giuseppe Aiete, Anna Tascone, ciao Anna, Messico Messico. Ora, a questo punto andrò a unire l'acqua. Vedete? Dove andrà la fiamma e metteremo a bollire. Ok, riprendiamo il pane, lo metto in questa cassarola, avvicino per favore,
lo vado ad immorbidire con del latte. Vedete? E lo lascerò un paio di minuti finché che non sarà ben assorbito. Prenderò il prosciutto a questo punto. E lo vado a tagliare a quadratini. Taglierò il prosciutto a quadratini piccoli piccoli e lo vado a unire all'impasto. Prendo il prosciutto, quello che mi è rimasto. Lo vado a unire all'impasto. A questo punto vado a unire all'impasto del parmigiano grana padana. Vedete? Vado a unire il pane con il latte. Andiamo a mettere un po' di sale. Un po' di peperoncino rosso, chi lo gradisce. E per dare del colore, per dare del colore della paprika rossa. Questa è paprika dolce, non è amara e non è piccante. E un pochettino di pepe nero, spezie. Un pochettino di origano. Non c'è su di me, di una volta. Un pochettino di origano. Un po' di menta, guardate, vado a tagliare in modo fine, un pochettino di basilico. Un pochettino di prezzemolo, un po' di erba cipollina. Vedete? Avvicinate. Allora, a sto punto vado a impastare il tutto.
Siccome l'impasto, come vedete, è troppo molle, perché ho utilizzato il pane fresco, vado a unire un po' di mollica. La trovo. Vado a unire un po' di mollica secca per indurire un pochettino l'impasto. Vado a ripulire il piano di lavoro. Vado ad aggiungere, per dare colore al sugo del pomodoro maturo, tolgo via i semi. Vado a togliermi i semi e vado a tagliare il pomodoro a quadratini, filo e bruschetta. In modo anche grossolano, tanto andranno a cucinarsi assieme al brodo. Vedete, ho tagliato i pomodori e li vado ad aggiungere nel famoso brodo. Vado a sistemarmi il piano di lavoro che non mi servirà più. E a sto punto iniziamo
a fare le nostre polpette. Un secondo solo, se ti avvicini, prendo una teglia. Allora, come fare le polpette? Innanzitutto, per fare le polpette dovete avere sempre le mani bagnate. Vedete? Prendiamo un po' di impasto e andrò a fare delle polpettine piccole, vedete? Più le fate piccole, più le fate piccole, è meglio. Tenendo sempre conto di avere a portata di mano dell'acqua, quando le mani saranno un po' appiccicose, andate a bagnarvi le mani. E andate a fare queste minime polpette. Invece di mangiarne 4, ne mangerete 10. Allora, amici, vi sta piacendo la ricetta? Lasciatelo un commento e condividete nella vostra pagina, così anche i vostri amici conosceranno Giacomino Pensacci Tu, e la prossima volta saremo 10 persone in più. Ed è semplice, basta fare un movimento rotatorio schiacciando leggermente e otterrete delle palline. Vedete? Quando le mani saranno appiccicose, ribagnate le mani in un po' d'acqua, così potete continuare il lavoro tranquillamente, senza ostacoli. Queste polpette io questa sera li sto facendo in brodo, cioè in bianco, solamente colorato con un pochettino di bruschetta di pomodoro. Ma sono comunque buonissime anche fatte a sugo, e infatti normalmente li faccio a sugo, e il sugo all'indomani lo utilizzo per fare della pasta. Queste sono buonissime con i rigatoni, diciamo, no? Fate dei rigatoni, fate le polpette col sugo, fate i rigatoni con il sugo delle polpette e anche le polpette, no? La grandezza comunque può variare, io cerco sempre di farle piccoline, ma li potete anche fare più grandi. Ecco, più le fate piccole e più si andranno a unire sapore e il gusto, diciamo, no? Potete anche farne, diciamo, no? Una cinquantina, quelle che voi non andrete a cucinare, potete conservarli, cioè congelarli direttamente nel freezer. E all'occorrenza uscite fuori le vostre polpettine già fatte e andate a fare il vostro piatto, la vostra cena, il vostro pranzo, quello che sia. Vi è piaciuta la diretta di ieri sera? Ieri sera siamo stati alle 23:30 in diretta con Radio Panorama ai Marzulli, dove mi hanno chiesto di fare un piatto trasgressivo per loro, e ho fatto i famosi involtini alla parmigiana ripieni di bucatini alla norma, che poi sono andato a gratinarle a forno con della mozzarella. Se volete la ricetta potete andare a vedervi la diretta di ieri che ho condiviso sulla mia pagina. Troverete tutta la ricetta completa. Un'altra ricetta che vi consiglio di vedere nella mia pagina è il salmone all'arancia. Il salmone all'arancia praticamente è una buonissima ricetta che ho fatto, diciamo, no? Che ho elaborato per mia moglie e mio figlio, che gli piace tanto. E poi un'altra diretta vi ho svelato il trucco per cucinare in modo semplice e veloce il couscous, dove questo metodo mi è stato direttamente insegnato da un cuoco marocchino,
che ai tempi, parliamo di 20 anni fa, avevo promesso di non svelare questa ricetta ai miei colleghi di lavoro. Cioè, io non ho fatto una mancanza perché alla fine l'ho condivisa con voi, siete i miei amici, siete la mia famiglia. Non l'ho condivisa, diciamo, dove ho lavorato, no? Perciò, se volete per Natale, per le prossime feste, cucinare del couscous ed evitare che questo couscous si scucini, evitare che il couscous, succede spesso, si attacca. E allora io ho fatto vedere il metodo come cucinare il couscous in modo semplice e veloce. Perciò andate sulla mia pagina Facebook, sul mio diario, andate a vedere la ricetta e così mi darete ragione. Io ho fatto la diretta col couscous di pesce, ma il couscous, diciamo, può essere utilizzato anche per piatti vegetariani o anche per piatti a base di carne. Stasera sono andato a fare le polpettine, diciamo, no? A modo mio. Per fare le polpette a modo mio non ci sono degli ingredienti particolari, ma normalmente compro il tritato, la carne macinata, che sia di maiale, che sia di vitello o che sia anche di pollo, e vado solamente ad unire i resti dei salumi che trovo in frigorifero. Ci vuole solamente un pochettino di amore e fantasia. Che si dice in Italia? Che tempo c'è? Che tempo c'è in Italia? Piove, fa freddo, nevica. Qualcuno che risponde non c'è, eh? A Palermo, che tempo fa a Palermo? Nevica? Se fuori nevica, dentro fa caldo. Ciao, zia Rosalia. Non c'è la zia Rosalia? Quando vieni a trovarmi in Germania, con la scusa che vieni a trovare i nipoti, vieni a trovare pure a Giacomino. E poi lo sai, Giacomino ti farà da autista. Tanto tu, zia Rosalia, i soldi ce l'hai. I poveri siamo noi. Ok, penso che per questa sera basta, no? Ora mi lavo le mani. Allora, queste sono le polpette che sto andando a realizzare. Nel frattempo ho messo qua l'acqua e il brodo con le patate a bollire, vedete? In teoria o anche in pratica, se volete, diciamo, delle polpette più leggere, che magari siete a dieta e avete paura che vi ingrassi un pochettino il culetto, prendete le polpette e andate, buttateli direttamente dentro quando, diciamo, il brodo inizierà a bollire, non prima. Siccome io non ho paura di ingrassare, mi piace comunque friggerli almeno da un pochettino. Punto, continuo a fare. Ciao Giacomo, Massimo Gullo. Ciao Massimo Gullo, buonasera, grazie. Massimo, sto facendo le polpette, delle piccole polpettine a modo mio. Se ti sei perso l'inizio della diretta, più tardi la vai a vedere, così stasera o domani li fai e mi fai sapere come sono venuti.
Ciao Cristian, l'amore nostro, russo. Cristian, che si dice a Palermo? Gioia. Lo sai che ti voglio bene, Cristian, a te e ai tuoi fratelli, ma a te in modo particolare. Cristian Russo, l'ho detto già nelle altre dirette, ora lo faccio diventare rosso. Allora era bambino, aveva 6 anni e mi ha aspirato a me e a mia moglie a fare un bambino bello come lui. E infatti mia moglie è rimasta incinta perché vedendo a Cristian che era un bellissimo bambino che veniva a trovarmi alla friggitoria, intelligente e bello, ci ha ispirati. E infatti abbiamo fatto questo figlio e abbiamo dato in onore di questo ragazzo, Cristian Russo, il nome al nostro figlio che si chiama anche Cristian, Cristian Muscarella. Cambia solo il cognome. Ti ricordi, Cristian, che bello paciucchione? Ciao Giacomo, Salvatore Muscarella. Ciao, Salvatore! Nulla che mi sciacquo le mani. Sei Salvatore Muscarella del panificio o del pastificio? Perché non vedo comunque, no? Comunque le polpette vanno girate, vedete? Quando saranno rosolate. Per abbassare la temperatura dell'olio andrò a unire sempre delle polpette fresche, così andrò ad abbassare un po' la temperatura dell'olio, perché se l'olio è troppo caldo tende a bruciarsi. Mi vado a posizionare qua uno scolapasta, mi vado a preparare una manetta con i buchi dove andremo a mettere le polpette che vanno friggendo, visto? Nel frattempo che la padella lavora, lavorano anche le mani, mi bagno un pochettino le mani, è molto, aspetta un po' che già non l'ho visto. È molto importante avere le mani pulite e sempre bagnati e andrò a farmi le mie famose polpettine. Stringiti in tenacate, amore bello, stringiti in tenacate, amore mio. Quando era piccirillo si viria, calame testa poco ragionava, cresci ora nel sogno sviluppato, ma la mia testa è sempre più vacante, a mia non mi interessa la gente, che dice che io non capisco niente. Si vede che è una stata stuzza mia, mangiamo sale la materia prima. E l'aio di chiumo e l'aio di stagno e quando piove non mi lavagno. E la gente lo sa, ognuno ci lava in tanti modi e tanti maneri. Quando era piccirillo si viria. Calato testa poco ragionava, cresci ora nel sogno sviluppato, malato testa è sempre più vacante, a mia non mi interessa la gente, carici che io non capisco niente.
Cana stati stuzza mia, lanciamo sale la materia prima. Guardate che belle le mie polpette! Guardate, li sto andando a mettere scola pasta a scolare. Nel frattempo mi girerò le altre che ho messo prima per raffreddare l'olio. E vado a unire il resto delle polpettine. Il suo nome è Donna Rosa, cara bella, e natticchia capricciosa, Donna Rosa. Ma io non ci faccio caso e vuole me. Sono sincero, confesserò, se non si lava, non gliela do, zanza. Mia moglie non vuole che canto, dice che sono stonato. Mi mando un telegramma, presto amore vieni qua, quasi quasi mi commuovo, vado e la trovo. Quando avvitti mi scantai e per darmi scappai, donna rosa, sì una cosa curiosa. È bello cantare quando uno lavora, no? Stare sempre incazzato. Io se non canto sono incazzato. Guardate. Che bello sugo, brodo naturale. Le polpette stanno per friggersi. E innanzitutto comincio a salutare ad Alfredo Ilarda, a Samuele Chiavetta, a Tommaso De Sazio, a Massimo Volutomasi, vai. Giacomo, sei di Sciara? Sì, sono di Sciara, di origine di Sciara, ma ho vissuto in Germania, a Londra, a Palermo 10 anni, sposato a Palermo. Ciao a Sabrina Giuseppe, ciao a Enzo Salvatore Scadaro, ciao chef Salvatore. Ciao a Rosa Gianmartino, alla signora Rosa Gianmartino, non mi posso permettere di chiamarla Rosa. Ciao professoressa Gianmartino, ti voglio bene. A Calogero Burrafatto, a Giulia Loduca, al Salvatore Muscarella, a Cristina Russo, lo so Giacomo, il volere bene è un ricambio, mi fai arrossire Già. veramente. Lo so che ti faccio arrossire. Fai vedere, no, non si fa vedere, figlio. Allora, sì, Cristian, ti volevo far vedere a tuo figlio Cristian, ma si vergogna, timido come te. Se n'è scappato. Allora, vado comunque a soffriggere le polpettine, per chiunque comunque, a parte gli scherzi, non vuole tanto grasso, prendete le polpette, no? In questo modo. Potete direttamente buttarle, guardate qua, nel brodo caldo che bolle, vedete? Potete buttarle lì dentro e farle cucinare in bianco, per dirti per le donne anziane, per le nostre nonnine, per i nostri bambini, diciamo, utilizzate questo sistema, non andate a friggerle. A me piace comunque la polpetta che deve essere croccante, vado a friggerla anche perché gli dà del sapore. Poi naturalmente andrò a scolarle nell'olio. Vado a girarle. Ciao professoressa Gianmartino, come stai? Come sta lei? Spero che sta bene, un abbraccio a suo marito. È sempre nei nostri cuori, non solo nel mio cuore. Vedete?
Ah, che cavolo! Aspetta che apro la finestra. Oh. C'è troppo caldo, ragazzi. Perché abbiamo anche i caloriferi accesi. Allora, nel frattempo che si frigge, andrò a finire per le polpette. Il metodo giusto è avere sempre accanto una ciotola d'acqua, bagnatevi le vostre mani, perché se le mani sono impiccicose non potete girare le polpette, guarda qua, fate questo movimento leggerissimo, no? Prestando poco, e la polpettina è fatta. Io riesco a farle anche piccoline, diciamo, no, mini mini. Più piccole le fate, più buone sono. Quando la mano comunque sarà impiccicosa, perché è normale che impiccica, basterà solamente, vedete? Prendere con delle dita d'acqua e pulire il grasso. Vedete? Ai ai ai. Annagate, annagate, annagata, annagata, amore. Su muoviti e fammi sentire il tuo amore. Andando avanti mi vado a Nagano. Comunque io normalmente, ragazzi, veramente quando lavoro nei ristoranti, nelle cucine, sono un piccolo pazzo che canta sempre stonato, perché anche se sono stonato mi piace cantare. Quando canto non so che mi succede, scarico l'ansia, la tensione e il nervosismo. Invece quando provo a fare il serio, quando provo a stare diciamo tranquillo, mi innervosisco, non lo so perché. E allora quando lavoro assieme ai miei colleghi preferisco cantare almeno canta cate passa. Avvicinati, 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 avvicinati. Allora, a questo punto vedete, avere sempre un occhio alla padella, un occhio al lavoro e un occhio allo scherzo. Vedete che io ho due tipi di cotture di polpette, perché? Perché se noi andremo a mettere le polpette tutte assieme, cosa succede? Che l'olio continuerà sempre a riscaldare sempre di più e tenderà comunque, è normale, a bruciarsi. Se invece voi mettete le polpette, aspettate che l'olio va in temperatura, a temperatura intendo 160-170 gradi, quando l'olio avrà raggiunto la temperatura è 170 gradi, praticamente, invece di abbassare la fiamma, basta solamente unire il resto delle polpette fredde, dove andrà comunque, no, a abbassare la temperatura e a mantenerla sempre in un certo livello, no? Perciò è sbagliato unire, che ne so, se in una padella ci vanno 15 polpette, è sbagliato unire 15 polpette e a farle cucinare tutte assieme. Andremo sempre a unire 8 polpette, 9 polpette e man mano che l'olio andrà in temperatura, diciamo, no? Vado a unire le altre, così abbiamo sempre una stabilizzazione dell'olio. Allora, io con le mie polpette ho finito, comunque, no, di a farle. Ricordatevi sempre che ogni lavoro che voi finite, andiamo a pulire sempre la base, il piano di lavoro, no? Non lasciare sporcizia, non lasciare asse sporco, non lasciare utensili che non servono, mettere attenti a lavare, così avremmo sempre. Andrò a unire altre due foglie di alloro al brodo, che non basta. Io l'alloro a casa mia come prezzemolo, lo metto dappertutto. Vado a sistemarmi, vedete? Le cose che non serviranno più. In questo modo facendo, no? Avrete sempre comunque la vostra cucina pulita, ordinata e non andrete di certo sopra dopo a stare un'ora ad attare, a grattare. Perciò la miglior cosa è sempre quella di ordine e pulizia. Quando andavo alle medie, vi racconto questa. Quando andavo alle scuole medie, naturalmente essendo figlio gente, diciamo, un po' umile, non c'era la possibilità di comprarmi le magliettine di marca, le tute di marca e tutte queste belle cose.
E allora giustamente c'erano sempre le critiche fra di noi, no? Quello con la maglietta della Nike, quello con la maglietta, che ne so, dell'Adidas. La nostra bellissima e carissima professoressa Gianmartino, è una cosa che non dimenticherò mai, per prendere un pochettino di difese, a me che ero un pochettino, come si dice, traulico, un pochettino seccato da questa cosa, ha detto in classe una frase bellissima che mi è rimasta in mente, no? Ha detto: ragazzi, non è importante vestire di marca, avere una maglietta di 100 euro e avere questa maglietta tutti i giorni, ma è importante avere una maglietta anche da 3 euro del mercatino. Guarda, mi sono venuta la pelle d'oca. Indossare una maglietta di 3 euro del mercatino, l'importante è che sia sempre pulita. Perciò io questa cosa non l'ho mai dimenticata. Meglio avere 10 magliettine a casa da 3 euro ciascuno che averne una da 30 euro e usarla 30 giorni. Grazie, prof, per i tuoi insegnamenti. Guardate. Buone sonno, allora condividi, porco cane, condividi. Selvaggio. Condividi, Peppino, vedo che tu già hai condiviso e ti ringrazio. Dai, che poi te le faccio assaggiare quando vengo in Italia. Selvaggio, selvaggio di nome e selvaggio di fatto. Naturalmente scherzo, con selvaggio ci conosciamo da bambini, tutta famiglia selvaggio. Allora, vedete, andrò a unire le polpette qua. Un bel scoim! Chi lo riconosce? Io comunque da bambino mi ricordo che riuscivo ad imitare, mi piaceva tanto imitare i nostri venditori ambulanti, no? Riuscivo a imitare comunque sia i fruttivendoli che i pescivendoli, diciamo, pescivendoli, no? Niente, mi divertivo da piccolo, no? C'era Ozzu Franco Palermetano che saluto, ciao Franco, Renella, che faceva... Chi sarà Franco Palermitano? Poi c'era l'altro che si chiama Ozzuvito Scaletta, no? Che faceva... E poi c'era l'altro che faceva... Ah, l'Arians. Un sacco di patate 5.000. Ma il più bello da Franco Parametano. Oh, bello che assaga, io pomarono. Il suo Franco era più forte. E poi c'erano i pescivendoli, quello non mi ricordo, come faceva chi tu? Pescivendolo, come faceva pescivendolo? Quando mi cercate non mi trovate, sale bello, fino e raffinato. Poi c'è chi delle uova faceva... fammi cantare, come passa. Mi ha agitato. Quando mi cercate non mi trovate, sale fino e raffinato. Obedo scoim! Allora, guardate amici, queste vi ho fatto un esempio, no? È il famoso brodo. Queste sono le polpette, no? Che sono andato a mettere mentre che bolle, no? Senza averle fitte, sono comunque buonissime, sono buone per darle ai bambini, sono buone per darle alle vostre nonnine, per dirvi, ma io li preferisco in questo modo. Vedete, non le andrò a mettere tutte, perché il resto le consegneremo domani. A questo punto, o potete lasciarle cucinare così in bianco, oppure potete andare a mettere
del concentrato di pomodoro per farle. Vediamo come sono le polpette di sapore. Niente, non ci sono parole. Ah, amore. Com'è? Wunderbar. Mia moglie dice che sono buone. Ma le cose si fanno buone. Invece queste sono le polpette fritte, guardate. Potete mettere anche della mozzarella dentro, no? E mangiarle. Niente, tutta un'altra cosa. Se andiamo a frire. Mi pare pure un peccato dare il cielo a mia moglie, ti amo. Grazie. Allora stasera ti mangia bene? Sempre si mangia bene a Certo, c'è un cuoco gratis. Meglio una magliettina da 3 euro a mercatino, ma sempre pulita, che indossarne una ai 30 euro tutto il mese. Allora è 30.000 lire allora. Noi abbiamo fatto queste per questa sera, in bianco, queste qui domani vi andremo a fare al sugo e ci andremo a fare della pasta. Domani si mangiano rigatoni con polpette al sugo. Ma forse, perché può essere pure stanotte mi sveglio, mi mangio pure così. Vedete? Ho fatto più di 50 polpette, l'olio è rimasto, vedete, intatto, l'olio è rimasto pulito, in teoria lo potremmo pure riutilizzare, perché? Perché ho saputo mantenere la temperatura dell'olio sempre alla stessa temperatura. Ciao Giacomo, Chi è? Dimmi di me. Enzo Enza Chiara. Ciao Enzo! Non ti sente perché non hai le cuffie. No, mi sente che lui si sente bene Ah sì. adesso. Enzo, per sentire sente tutto. Lo sento io. No, Enzo, è vero che senti, io mi sto finendo la sigaretta. Non ha risposto, quindi non ci sente. Io devo da sentire. Non ha sentito. Ok, non intervenire. La luce non si Se no risponderà. Sì, ci sento. Allora, amici miei, io ho finito di lavorare, perciò mi tocca fumare la sigaretta. La ricetta è stata fatta, spero che vi è piaciuta. Fra poco chiuderò la diretta. Vi ringrazio tutti per aver partecipato a questa mia diretta. Spero che parteciperete anche alle prossime dirette che farò. Voglio comunque ringraziarvi veramente di cuore che siete sempre in tanti. Se volete fare la mia pagina, condividete questa pagina nel vostro diario. È semplice, sotto c'è mi piace, commenta, condividi. Mi piace, mettete tre. Commenta, potete farlo benissimo che vi risponderò a tutto e condividi, non vi costerà niente. Allora, oggi cominciamo a salutare a Francesco Bondi, e
Voglio salutare anche a Giuseppe Scaglione, Giuseppe Scaglione, a Maria Cartabellotta, a Enzo Salvatore Scarano. Ciao Salvatore, sei un grande chef, lo sai, ti ammiro. A Domenico Ciappone, a Enzo Chiara l'abbiamo già salutato. Raga, è una sigaretta, non è una canna, perché ieri mi sono fumato una sigaretta dopo la diretta, no? E qualcuno poi mi ha scritto in privato, dice, ma ti sei fatto la canna in diretta? No, mi sono fatto la sigaretta, siccome per risparmiare compro il tabacco e mi vengono così grosse e male perché l'abitudine è quella. Ciao Enzo, ciao Enzo Chiara, ciao a Salvina Passafiume, ciao a Peppe Toni, ti ringrazio, Anna Pino Dolce con amiche, è difficile, Dolce no, vedo male, questo è il Covid. Ciao a Rinella, ad Agirinella, grazie a Mariella Marsala che ci sta seguendo. Ciao Mariella, ti ricordi andavamo a scuola assieme noi. Rosina Cancaci, un abbraccio, Enzo Salvatore Scalano l'ho salutato, Luigi Sola, grazie di tutto, Massimo Vulo scrive, Giacomo non troppo nicchi se non mi calo. Giacomo non troppo nicchi se non mi... Ah, sono troppo nicchi. No, devi poi mettere a 2 a 2 in bocca. Il bello delle palline è questo, no? Che se sono piccoli ne metti due in bocca, no? Quindi meglio. Quando sono troppo grossi invece riuscirà a masticarle, no? Comunque le polpettine piccole vengono veramente più buone e più squisite perché essendo che sono piccole riuscite ad unire i sapori più facilmente e riuscite a cucinare all'interno quello che spesso non succede facendo le grandi polpette. Ciao Giuseppe Selvaggio, ti saluto, buono sonno, eccetera, su buono. Salvatore La Rosa, grazie di esserci anche te. Gianluca Muscarella, ciao Luca, un abbraccio, spero che a Milano le cose sono sistemate. Ciao a Salvatore Brocato, ciao a Anna Maria Giustiniari, a Massimo Vullo Massimo, a Tommaso di Desaia, ciao Tommaso. A Samuele Chiavetta un abbraccio, a Fredo Iarda, grazie di esserci, a Serraino Giuseppe, ciao Serraino, vi voglio bene a tutta la famiglia Serraino, voi siete un pezzo del mio cuore, a Giuseppe, a Marco, a Silvio, voi i due gemelli sono i miei bambini, bambini però sono uomini, no? Li ho visti nascere e crescere. Un abbraccio ancora alla professoressa Giammartino, alla signora Giammartino, perché è veramente una gran signora, non lo dico perché l'amo, ma perché lo penso. A Gina Loduca, salve a Salvatore Muscarella, a Cristian Rusto, ti ho già nominato tanto, a Giusy Romano, abbraccio, Enzo Passafiume, grazie, Salvatore Muscarella, ciao Giacomo, Salvatore, andate comunque se volete mangiare del pane buono, la famiglia Muscarella è conosciuta a Sciara, ma soprattutto per la pasta c'è il fratello. Uno dei fratelli che fa dell'ottima pasta fresca Ciara, adesso da poco si è anche ingrandito, ha aperto un pastificio enorme, ha iniziato veramente dal nulla, ha iniziato da zero e oggi veramente ha un nome che gira per tutta la Sicilia e fornisce paste comunque in tutta la provincia di Palermo e non solo. La squisitezza di questa pasta è dovuta al mestiere, sono diciamo del mestiere da una vita, il papà, il nonno, no, erano panettieri, perciò di farina ne capiscono tanti. Io ho assaggiato i loro ravioli un paio di anni fa, quelli di Cernia, ma veramente, veramente buonissimi. E i ravioli di salsiccia, la salsiccia di Galbo, già Galbo è un nome, una marca, una garanzia, lo conosciamo tutti a Galbo di Sciara, macelleria di Galbo, hanno unito i loro due prodotti, no? Hanno fatto, fanno questa salsiccia, questi ravioli ripieni di salsiccia, veramente, andatela a comprare, se veramente non vi piace ve li pago io. Poi ciao Cristian Russo, a Cristian Russo, a Nicola Amendola, ti saluto, a Massimo Ulpo, grazie, Salvatore Gullo, a Vincenzo Descone. Ciao Zuvice, un grande, se ti voglio bene Zuvice, sei una bravissima persona, educata, ma anche i tuoi figli, non potevano essere meno. Salvatore Vivirito, saluto anche la banda musicale di Sciara, no? Asso musicale Francesco Viso, si dovrebbe chiamare se non erro. Mi dispiace che comunque non ho mai potuto suonare nella vostra banda, anche se ho studiato per 5 anni il sax e suonavo diciamo nella vecchia banda, no? Ma comunque un giorno non si saprà mai. Ciao a Christine Canales, Piero Corsto, un abbraccio a Stefano Annibale, a Rosolino Siracusa,
Un abbraccio a tutti di Siracusa. Annunzio Cantanangelo. Ciao Cantanangelo. Canta che te passa. Carmelo Fusco, a Giacomo Giuseppe Rizzo, ti ringrazio, a Pasqualino Frasconaro, a Cristian Rosatelli. Un saluto anche a Paolo Bottitta, a Francesco Miceli, a Antonio Serio. Ciao Totò, ciao Nino, Nino. Mi raccomando, Nino, tu hai mezzo cuore mio sta a casa tua. Ciao a Gianni Ferrara, ciao a Francesco Cicero, ciao a Giulio Fetti, ciao a Gino Bascone, a Salvatore Fabricini, a Peppuccio Gabbia, a Daniele Valisferi, ad Antonio Conti, Antonio Castro. Comunque ragazzi, siete veramente tanti, non riesco veramente a leggervi tutte. E a Rosario Oddo, visto che la vedo ora, ciao Oddo, famiglia squisita, a Pietro Scorsone, Mariella Sala, di nuovo. Comunque amici, la diretta è finita. Vi prego di lasciare un commento se volete, farmi più contento, condividete questa diretta con i vostri amici. Tanto diciamo una diretta di cucina, non è una diretta, diciamo, arte o vastasa, no? Tutto pure non andrà a fare. Ora io vi saluto perché le polpette hanno porto, vi faccio vedere comunque l'ultima volta le nostre polpette, vediamo se si gira la camera. Queste sono le nostre polpette, diciamo, no? Che sono andate a fare, diciamo, in brodo bianco, ho aggiunto pomodoro alla tagliata a bruschetta, vedete, no? Ho comunque fatto le polpettine, no? Con i resti di ciò che avevo in frigorifero, sono andate a friggere qui in padella, no? Con dell'olio fresco e pulito. E vedete, ho fatto di più polpette perché domani andrò a utilizzare anche le polpette per farle a sugo. Un abbraccio a tutti voi, grazie a tutti, un abbraccio e un saluto alla mia mamma. Ok, ciao Margherita, ciao vita mia, ciao amore mio, ti saluto, un saluto a tutto Sciara, a tutta la Sicilia, a tutta la Germania e gli amici che mi seguono anche dall'estero. Buonasera e grazie.